Napoli ha ispirato Caravaggio, Leopardi, Goethe e Rossini, compositori, scrittori, pittori che hanno trovato in questa terra qualcosa che scatenasse la loro capacità creativa. Rossini tra questi è quello che ha vissuto più a lungo in città ed ha composto 9 opere, dall'Otello all'Elisabetta, regina d'Inghilterra. Il San Carlo, per celebrare i 150 anni dalla morte del compositore pesarese, ha scelto il Mosè d'Egitto. Era un'opera di carattere oratoriale devozionale e quindi si poteva rappresentare nel periodo di Quaresima. E il Mosè, che racconta la storia dell'esodo del Mar Rosso, nella regia di David Pautney ha avuto questa idea, a mio avviso, molto efficace, di aprire i primi 8 minuti fino all'intervento di Mosè pregato dal faraone di por fine alla 10ª piaga, quella delle tenebre. Fino a quel momento sia l'orchestra che il palcoscenico sono completamente al buio. L'intero teatro è immerso nell'oscurità. Le uniche luci sono quelle delle bacchette a LED del maestro Montanari e qualche piccolo faretto per l'orchestra. Poi il passaggio alla luce dalla tonalità minore a quella maggiore. Lo spettacolo è immerso in una dimensione atemporale, dominata da due colori, il rosso-arancione per gli egiziani e il blu per gli ebrei. Bello il canto, eccellente la direzione musicale, gradevole la regia, anche se non brillante e innovativa. Rossini, 26enne, nella barcaccia di sinistra, guardare la sua opera come 200 anni fa avrebbe gradito. Non è solo un modo di ricordare, io penso che sia un dovere e un orgoglio, come per il Teatro San Carlo, celebrare una persona, un personaggio, un grande artista, un grande musicista che ha fatto la storia di questo teatro, perché è stato il nostro direttore artistico. E Mosè in Egitto non è solo un modo di ricordarlo, ma è anche rappresentarlo esattamente, non solo in un suo anniversario, ma a 200 anni dalla prima esecuzione di quest'opera scritta per il San Carlo. Insomma, Rossini e il San Carlo sono solo una cosa sola, furore.